Sto bene così oppure è meglio se sto... Sei fighissimo, Gabriele. Te l'ho detto! Va bene, vai. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo alla Beverly's di Riccione, direttamente qui perché Valentino mi fa... Sì. Che fai, non passi ogni tanto? Sì, sì, e infatti è venuto a trovarci, è venuto a fare una passeggiata, è venuto a vedere come stavo, che sono caduto dallo skate che mi ha regalato. Si è ammazzato, ma questa è un'altra storia, sì, di questo ne parliamo. Un'altra storia, perché qui di fianco a noi abbiamo chi si è ammazzato realmente, ne ha fatto della sua fortuna, perché se oggi stava in piedi non era nessuno, mentre oggi lui è super handicap. Autoproclamato, sì. Per sì, cui alla grande Gabriele, vorrei che ti presentassi un po' alle persone, che raccontassi un attimino la tua storia e poi ovviamente vedremo l'allenamento di Gabriele e capirete il perché, per cui a te la parola. Allora, io sono Gabriele Andriulli, ho 40 anni, li ho fatti da un mesetto, sto per partire per il prossimo Arnold Classic fra un mese. Sono il suo quinto Arnold Classic, Arnold Classic professionistico e la mia 12ª gara professionistica. Finora non sono mai sceso dal podio tranne una volta in tutta la mia carriera professionistica, sono alla 37ª gara. Sono in carrozzina da circa 8 anni e poco più per un incidente stradale in cui sono volato per una serie di concause fuori dalla macchina. Non mi sono rotto neanche un osso, però purtroppo ho riportato una compressione del midollo e ho le gambe che le muovo veramente poco, le sento poco e quindi diciamo sono paralizzate. E a Luciano? Dai, io sono più discreto, cioè queste cose non le taglio. No, lo muovi? Quello lo muovi? Sì, quello funziona, quello funziona. Perché la gente poi dice, no, quello... pazzo, e invece... Quello dovresti chiedere in giro. Ah, in giro! A più persone. Ma in tutto questo, io Gabriele l'ho conosciuto anche grazie a Valentino 2 anni e mezzo fa allo stand della Panatta, questo forse era da cento, vabbè, allo stand a Rimini Wellness, e abbiamo avuto il piacere di conoscerci e già lui era un grande professionista, perché competi comunque da quanti anni? Io la mia prima competizione ormai è del 2000. Madonna mia! Però da professionista, sono diventato nel 2013 in NPC, ho vinto una gara molto, un overall molto importante dopo aver fatto delle gare in America in NPC, e il Greater Gulf States, che è in Louisiana, e da lì è iniziata la mia carriera. Ormai sono 7 anni che gareggio come professionista. Non molli, nel senso che nonostante tutto, e non parlo ovviamente della carrozzina, ma parlo proprio della difficoltà di preparare una gara, Valentino ne è testimone. Cazzo, quale difficoltà? Quello manco le fa le gambe. Cazzo, ha un bodybuilder che non deve allenare le gambe, no, è facile, questa è difficoltà, togli i leg day e fa. Io non alleno le gambe comunque, è però facile, non è facile fare il bodybuilder. Allora, questo è vero, perché devo dire che nella mia vita da bipede, diciamo che le gambe mi pesavano parecchio, è insomma una rottura. Oggi tecnicamente ci sono molte cose più semplici che faccio, perché devo mangiare meno, perché diciamo che avendo molti meno recettori neuromuscolari devo mangiare praticamente la metà e mi posso concentrare di più ad allenare tutto il resto, e quindi vabbè. L'importante è farlo con passione, se si crede in quello che si fa poi alla fine si arriva sempre. E io quest'anno sono diventato comunque, cioè nel 2019 sono diventato vice Mister Olimpia, ero già il mio secondo Mister Olimpia. Questo io volevo arrivare qua. E a seconda vostra Mister Olimpia. La competizione più prestigiosa al mondo, il palco che chiunque sognerebbe di cavalcare, un italiano che arriva in seconda posizione, veramente un grande onore. È figo, no? Perché quando lui entra dicono... Italian Stallion. Per loro sono tutti Italian Stallion comunque, sì, non è che parliamo. Infatti mi hai chiesto se funzionava. Sì, no. L'hanno detto anche all'Olimpia, quindi è vero. Italian Stallion. Se mi chiamano Italian Stallion, c'è. Vuol dire che lo sanno anche là, per cui direi alla grande. Io sono stato in camera da letto di Gabri. In pratica lui ha un sistema tutto di carrucole per attaccarle, tirarle. Sì. Pare, è abbastanza non male. Mi ha fatto provare. Quando Valentino, perché l'idea è stata sua, mi ha proposto appunto di fare questo incontro e di fare questo allenamento e consecutivamente questo video, sono stato entusiasta, e questo non te lo nego, perché mi è sempre davvero super interessato e incuriosito l'aspetto di appunto come una persona paraplegica vive il bodybuilding e riesce a continuare a gestirlo, a
motivare se stesso e le persone che gli stanno a fianco, perché comunque sei personal trainer, fai anche altro nella vita, sì, per sì, cui sì, certo. Sei un gran motivatore. Diciamo che la cosa più difficile nel fare questo sport da paraplegico è la stabilità, perché comunque a seconda del livello di lesione che c'hai ti funzionano o meno dei distretti muscolari. Io ad esempio comunque sono molto tagliato in questo modo, quindi ho l'addome che mi funziona, però da questa parte mi funziona meno, infatti sono un po' ruotato e i primi mesi quando sono uscito dall'ospedale sono tornato in palestra solo per stare di nuovo sulle panche pesavo 55 kg quando sono uscito, ora ne peso quasi 90. Senza gambe. Pensate quanto è grosso. Completamente senza gambe. E ho dovuto fare un sacco di esercizi proprio a braccia libere, stando seduto per imparare a stare seduto. Se oggi mi vedete che non appoggio neanche la schiena sullo schienale è una cosa che... È difficilissima. Posso immaginare. Perché comunque sia, io mi tengo solo ed esclusivamente con l'addome. Certo, ecco. Quindi immagino che sia sempre contratto. Sì. Chiaro. Sì, e questo mi aiuta anche a non allenare gli addominali. Veramente, con la scusa non ne hai bisogno. Oggi quindi che allenamento ci fai vedere? Con cosa ci incuriosisci? Oggi facciamo il petto. Il petto è uno degli allenamenti... Vabbè, più duri perché è un distretto muscolare dove lavorano in sinergia tantissimi muscoli, come sappiamo, in cui comunque sia su panca, eccetera, eccetera, tutte le persone che hanno una capacità muscolare completa e pigiano usando comunque tutto il retto del femore, anche lo psoas soprattutto. C'è da dire che io ho anche avuto un'emorragia importante, stavo per morire, però ormai ho finito le dite. Quasi. Ride. E vabbè, la stiamo prendendo molto a ridere, mi piace questa cosa. C'è Francesca dietro la telecamera che è super cringiata, però non si rende conto che in realtà è tutto molto sul perché sul comunque positivo. Sia, quella volta ho veramente rischiato di morire perché mi si è staccato lo psoas in netto e mi si sono rotte due arteriole legate alla femorale. E lì ci ho avuto un'emorragia, mi hanno operato due volte in 10 giorni, però prima di iniziare anche solo a bere mi ci è voluto un mese. E lì ero già professionista e ho dovuto ricominciare di nuovo, non da zero ma da sotto zero. Mamma mi ci credo, e... con tutta la demotivazione che ne sì, consegue perché, ovviamente. Perché cioè... lì c'è stata un'emorragia talmente tanto grande che dovete pensare che il mio corpo era così pieno di sangue che mi hanno dovuto... scollare dalla zona peritoneale tutti gli organi, cioè ritirare fuori tutto il sangue che era andato lì sotto, c'era anche il rene destro girato, mi hanno detto, l'hanno dovuto rimettere tutto in sede, rimettere tutto a posto e poi per un mese tutti gli organi non funzionavano, quindi l'amilasi, insulina, tutta questa roba qui non mi funzionava. Sballato. Volevano riaprirmi perché non rifunzionava niente e io chiaramente non potevo continuare ad essere alimentato. Ma super handicap non muore mai. Però devo dire, e infatti quando si parla della forza della vita, per me è questa. Io sono stato una notte, e non dico perché ci credo, però a pregare tutta la notte perché mi hanno detto se domani non riparti ti apriamo di nuovo. Ho pregato tutta la notte e la mattina dopo che sono venuti il corpo aveva riniziato a produrmi amilasi, pancreatica e insulina. E quindi questo è... Io credo che nasca tutto da qua, la rigenerazione. Dobbiamo crederci sempre, dobbiamo credere nella vita e amare la vita. Bravo. Un messaggio Bravo. Incredibile. Bravo. Davvero, davvero molto bello, Gabriele. Bravo. Detto questo, mi hai parlato del petto, io direi che potremmo partire. Vai. E sono super curioso di sentire da te con cosa partiremo. Allora, partiremo da una panca leggermente inclinata, perché io la preferisco. In genere la faccio alla Smith Machine, però si può fare anche in una panca inclinata normale. Ok. E poi passeremo sempre a fare un esercizio di pressa, quindi una chest press. Uh-huh. E poi faremo le aperture e infine faremo i cavi dal basso. Ok. Dai, direi che va bene. Io faccio un allenamento alla heavy duty, per cui mi scaldo con 3-4 serie ad avvicinarmi e poi faccio due serie pesanti. Porca puttana, per me è un po' di lollo, madonna mia. Vabbè, lì con Dorian, voglio dire. Ti hanno fatto scuola sbagliata. Partiamo. Allora, la preparazione per l'allenamento di Gabriele è molto importante. Ci vuole l'assistente che gli mette l'asciugamano, l'assistente che gli alza il bilanciere, l'assistente che lo accarezza, lo motiva e dice dai, adesso dai, vuoi. Assolutamente. È super indipendente in realtà, potrebbe fare praticamente quasi tutto da solo, però è ovvio che una persona gli fa davvero molto, molto comodo. Ecco. Generalmente faccio abbastanza da solo. Vorrei capire come si muove, praticamente fa tutto da solo, sì. Davvero. Sì, finché vado lì sì. Poi dopo quando faccio carichi pesanti magari ho bisogno di qualcuno che mi...
che mi tenga per il bacino. Ok, tagliano la testa. È un po' basso, colpa tua questa. Hai visto? Troppo, sì, sì. Ti faccio un po' più avanti, Gabri. No, no, va bene così. Vai. Ok. Gabri, che mettiamo? 15 per scaldarci? Sì, sì, vai. Beh, posso commentare che il riscaldamento di un paraplegico è un riscaldamento particolare che deriva principalmente dalla testa. Lui ha bisogno di riscaldare. È un riscaldamento! In carrozzina con quella mano così, guarda, sembra un gatto. Madonna. Senti, ma se quella discesa invece dello skate la facevo in carrozzina era peggio, oggi stavo aperto a metà di sicuro. Veramente, eh? Sì, mettiamo un po', vai. Ma io inizierei di già, perché sono già abbastanza caldo. Voi l'avete visto davanti, però guardatelo da questa prospettiva. E guardate quanto cioè, è per quello che pesa 90 kg senza gambe, mica da ridere. Ora pian piano entra la forma, che sono veramente scarico con queste, però... Beh, oggi che è ricaricato, domani probabilmente sta meglio. Inizia a stare meglio. Però considera che ancora sono lontano. Vabbè, ma te rimangi ricarichi e risali. Quanto pensi di perdere fino all'Olimpia? Ancora un chiletto almeno. Però al di là del peso io credo di arrivare un po' più spellato, però è tanto difficile quest'anno. Ogni anno sarà che passati 40 e scattata l'ora X. E di certo diventa meno facile. Allora qua si fa così, finché ce la faccio da solo bene. Però che non ce la faccio più da solo, sulla positiva mi ha aiutato un po'. Ok. La negativa scende. La negativa la devo tenere bene bene. Questo è il metodo che ha inventato Dora Yates. Sì, è il suo. L'Every Duty l'ha inventato lui. L'Every Duty è proprio di Dora Yates. Cioè, ora non lo faccio, però Dora Yates quando arrivi lì, ti inizia a allenare con lui, ti insegna prima a meditare. E prima di ogni serie ti concentri su ogni ripetizione che dovrai andare a fare. Quindi c'è un grande impatto psicologico sull'allenamento, sì, in quel contesto. Sì. A me mi è successo di svenire spesso, soprattutto con i dorsali. Madonna, ma come? Poi sai che fa Dora Yates? Lui sviene, lo risistema, tipo si... Lo riassetta? Ah, sì, eh? Dai, continuiamo. Ok. Sì, davvero. Ma fammi andare a casa, cazzo! A me, tutte le volte che sono seduto, mi ha fatto ok, riprenditi un attimo. Bene, ce la fai? Ok, vai, andiamo. Madonna mia. Cioè, ti dice, dobbiamo finire l'allenamento. Forse è così che si diventa professionista. E poi il resto è basato sul riposo, l'alimentazione... Iperalimentazione. Vai, questa è seria, eh? Questa è la prima allenante, dai. Due. Ok. Bene, Gabri. Luigi, Gabri. Dai, su bello cattivo. Sì. Vai. Ancora, eh? Dai, su, 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 dai, Gabri. Bene. Oh, bella tosta, eh? Ah, sì. Abbastanza. Però va bene così. È così però che mi alleno generalmente. Cazzo, sei spesso, madonna mia, sei un armadio. I Viduti, giusto per farvi capire, se volete cercare nel dettaglio in generale di che allenamento si tratta, googolatelo, perché stare qua a spiegarlo completamente è un po' troppo lunga. Però due serie allenanti per Gabri. Questa era la prima, adesso facciamo la seconda, sarà così per tutti gli esercizi. Vai Gabri! Oh. So, spingi! Ancora una. Vai! Spingi! Vai, vai Gabri! Spingi tutto! Spingi! Sono morto. Ora va bene, inizio. Vado ad andare davvero. Ma guarda che vitino piccolo che c'ha, doppio bicipite. E ora seduto qua. Tosta? Ce la fai a mantenerti? Così va bene. Vedi anche le fibre del bicipite. Bicipite stanno venendo fuori.
E però questa è la mia. Andiamo in questi 20 giorni, cosa succede? Ecco. Vedere. Okay. Questo è interessantissimo. Ah, guarda, sono contrazioni involontarie. Davvero? No, di la verità, ti rotto le palle. Dai. C'ho questa compressione al midollo, per cui praticamente mi va cioè mi arriva uno stimolo su, okay, che io ho spostato il piede. Sì. Mi va su, però il cervello ne manda giù uno che magari dovrebbe essere di stabilità, qualcosa del genere. Ok. Invece manda una cosa motoria e dice non so che cosa devo fare. Quindi inizio a muovere la gamba. Ok, ho capito. C'è un bug nel sistema, insomma. C'è un bug nel sistema. Ma quindi fino a che punto è sensibile la parte inferiore? Cioè, allora, al tatto per... Di qua a sinistra fino al ginocchio sento completamente. Anche il caldo, freddo, dolore. Qui a destra io anche il dolore non lo sento. Ok. Cioè, mi puoi anche trafiggere e non sento. Il problema è quando ti fai male e non te ne accorgi. Ah certo, cazzo, senza scherzare. Il problema di Gabri è quando deve comprare le scarpe. Non sa mai se gli stanno bene il numero, se è quello, se è strettina. Anzi, se avete bisogno di scarpe nuove. Sì, sì, è leggerissimo. Ok. Ma calcola che adesso è la peggior forma che lui ha, perché quando stai scarica, certo, sei flat, no? Vai. Sei... Buttiamo 20 giorni. Proprio prima della gara va a scomparire. A 20 giorni della gara dici... Cavolo, ho perso tutto, volumi, tutto, ma è normale, sì, è dall'anno classico, il suo quinto, ed è normale che la forma è come se peggiorasse, però è semplicemente una questione di tempo, perché lui adesso sta cercando di ridurre un po' di grassa, detto che gli è rimasto, magari zona addome, bassa schiena, sta cercando di lavorarci al massimo. Glicogeno basso, sempre. Glicogeno basso, i muscoli sono... In modo che poi vengano intaccate le riserve di grasso. No. 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 Dai Gabri. Scendi solo, Gabri, scendi solo. Vai. Scendi solo. Vai. Ancora una. Vai. Vai, vai, Gabri, vai, 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 vai. Vai, fermo. No. Mamma mia, è pesantissimo. Parte della testa di Gabri è ricostruita con cellule staminali. Davvero? Questa, no? Sì. No, che non è... Che cellule... Che cellule? Sono cellule... Non staminali, spero, ma sono in sperimentazione. No, 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 è vero comunque. Sono cellule messe in cultura, però si parte da delle cellule prese dal testicolo del toro. Vero? Infatti c'ho la cosiddetta testa di però poi ce n'è sempre una, okay. Però comunque praticamente queste cellule sono molto compatibili come le nostre, come alcune del maiale, vengono indifferenziate e poi in laboratorio vengono trasformate in cellule epiteliali. Dove ci sono questi buchi me l'hanno ricostruito tutto con queste cellule qua. Vai cazzo, vai cazzo. Oh. Vai cazzo. Boom. Vai. Tra. Vai. Ma ce l'hai tutta, ce l'hai tutta, Gabri. Una. Vai, ce l'hai tutta. Ce l'hai tutta, spingi, Gabri, spingi. Vai. Lascia. Ora c'è, Sì, direi. Comunque è cambiata la condizione da quando ho visto. Manco due settimane fa. Cambiata assai. Comunque in una fase anche così tanto ipocalorica non deve essere proprio facile. No, sì. Sai che cosa? Che durante l'allenamento, soprattutto alla fine dell'allenamento, mi riesce difficile anche entrare in macchina e smontare la carrozzina. Ci credo. Intensità però raggiunta finché non ci resti sotto. Devi continuare. Madonna. Cioè, se ti fai la panca, butti 120 kg, ti vengono 15 ripetizioni e devi continuare. No. Finché non ci rimani proprio sotto. Certo, quindi sempre a sfinimento, sempre. Tosta, anche quello. E lui, anche lui è un matto, però
quelli erano veramente, era veramente gente che ci aveva, lo sai che cosa ti insegna? Più che ad allenarti ti insegna a porti nell'allenamento con una mentalità molto differente. Cioè tutti dicono io sono un guerriero, vado in palestra, spacco tutto, prendo i pesi, sbam, alzo tutta la palestra. Non è questo. Fallo con cognizione, con la mentalità corretta. Fallo con cognizione, usa il peso è il tuo mezzo per raggiungere poi la forma. Certo. Però usalo per bene, perché non è tirare su e tirare male o fare male. È tirarlo su però farlo in un determinato modo, con una determinata tecnica, raggiungendo quell'intensità che ti serve per crescere. Perché in mezzo a una serie allenante, forse c'è una mezza ripetizione o una ripetizione che ti fa crescere. Il resto è tutto tempo buttato via. Certo. Però questo che per parlo di visualizzazione, mentalità, meditazione, è questo l'allenamento. Prima c'è questo e poi viene tutto il resto. Non è che si ferma col piede. Tienimi per il bacino. Ti fermino là. Ecco, bravo. Forte, Gabri, dai. Bene. Mamma quante ne hai, dai! Sì, sì, sì! Vai! Lì è... inizia ad avere difficoltà. Certo, anche perché la seduta comunque è stretta, è piccolina. Sì. A me mi finisce, la funzionalità mi finisce nel basculare. Riesco a basculare, ma... Fortuna che riesci a basculare. Meno male. Riesci ancora a basculare, fortuna. Entra sempre più forma. Cazzolina, Gabri. Bene, Gabri, dai. Sì? Ottimo. Dai, bello. Tutto, tutto, dai, Gabri, dai! Ce l'hai? Ok, faccio più, guarda. Ci credo. Vai, qui basta. Finito. Oddio mio. Facciamo 15. Ultima serie di pompaggio, quindi basta i videoti, anche perché Gabri inizia a essere un po' stanco. Più stanco del video che dell'allenamento, a dire il vero. No, sono stanco, però. Ti tengo la carrozzina. A me tocca buttarmi in mezzo alle sue gambe. Te tienimi in avanti, ecco la carrozzina. Sì. Bene, Gabri, dai. Bello. Sì? Sei, fammi vedere come stai pompando, dai. Ok. Sei un armadio dall'alto, non riesco a vedere la fine. Sì, Gabri, dai. Ok. Potrebbe sembrare qualcosa di peggio di quello che è in realtà. Ma lui le sta facendo perché sta immaginando. Se ti prende proprio dalla schiena, chissà cosa sei. C'era lui davanti, io dietro. Quando abbiamo dormito insieme, ha detto all'improvviso: non è una cazzata. Ti dispiace se dormo senza mutanda? No, Gabri. Ah, ok. Mica se l'è tolta, già non ce l'aveva. Mentre Francine va le mangiano, Gabri ha avuto un'idea più interessante e soprattutto più anabolica. Sta chiamando Dorian. Hi Dorian. Hey Gabri. How are you? Come stai, amico? I'm good. Come stai? And you? There are my friend now that are making a video. It's not a problem for you. Where are you? How are you? Yeah, it's good. Dorian Yates ha vinto 6 Mister Olympia.
prima di Coleman, è bello, mo lo saluto. Ciao. Ciao Dorian. Ma io, come stai? Lui, sapete che adesso è diventato addirittura vegano? Sì, lui è tanti si sono convertiti, due palle, madonna. Sì, infatti. No, ma prima però ha fatto per una questione etica, lo metto in una questione. Ci sta. E... vabbè, Gabriele mi ha detto tante cose, che è vegano, fuma tanta erba. Mm-hmm. legalizzata. Sì. Ah sì, vabbè, sì, forse, non lo so. Beh, c'ha una bella vita da hippie. Chiamalo stupido. Ci siamo divertiti tantissimo, Gabri, è stato davvero super interessante. Veramente grazie mille. Bene, grazie e a voi. Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi dire qualcosa tu? Ti lascio gli ultimi 10 fatto secondi. Guai, ho iniziato. Ho detto 10 secondi. No, vabbè, quello che voglio dire a tutti è solo una cosa. Fate sempre quello in cui credete. Non fatevi fermare da nessuno. Fate solo quello che sentite dentro. Che poi tanti risultati arrivano. Se non arrivano poi dei risultati che possono... cioè, non si deve diventare per forza Mister Olimpia. L'importante è essere felici qui dentro. Bravo. Vabbè, queste le stesse cose se le dicevo io, avevo detto delle cose scontate, le dice lui. Vabbè, questa è l'Italia. Hai svoltato il finale del video che era bellissimo, romantico, con i cuoricini. Spero vi sia piaciuto il video. Come al solito, trovate tutti i social network dei ragazzi, di Vale, di Gabri, e sarebbe davvero fantastico se andasse a seguirli, mi piacerebbe davvero tanto. E basta, ci vediamo nel prossimo video. Noi ci alleniamo. Tanto lo vedrete nel prossimo vlog, cioè forse l'avete già visto. Va bene così. Ciao. Ciao.